Non è un semplice scontro diretto, è una gara da 4 punti questa, tre squadre invischiate nella spietata lotta per evitare l'ultima casella della classifica, due squadre come Guerriere Malo e Leno che oggi cercano punti che valgono doppio perché non sono solamente due punti da conquistare, ma anche punti da non consegnare ad una diretta concorrente. Amici di Eleven Sports, immagini dal Paladeledda di Malo, Alberto Braioni al microfono, Antonio Zaccaria alla telecamera per Guerriere Malo contro Leno, che è valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta femminile. Andiamo velocemente a leggere i roster delle due squadre che stanno per scendere in campo. Partiamo da Leno in campo con la numero 1 Martina Sizia, con la numero 3 Sara Bellu, con la numero 8 Mara Lavagnini, con il numero 9 Beatrice Pugliara, numero 10 Rebecca Farise, numero 13 Michela Notariani, numero 14 Selene Franceschini, numero 19 Olga Lanfredi, numero 21 Giorgia Convalle, numero 22 Francesca Turina, numero 24 Lara Anelli, numero 25 Giulia Lavagnini, numero 43 Sara Andreani, numero 77 Valeria Kirillova, il tecnico Giovanni Bravi, Guerriere Malo invece in campo con la numero 2 Stefania Alfonso, la numero 3 Gaia Lapo, con il numero 7 il capitano Giorgia Dalle Fusine, con il numero 8 Arianna Peruzzo, con il numero 13 Melanie Young, il numero 16 Yvonne Diulgherova, numero 17 Anna Pozzer, numero 18 Jovana Vigevac, numero 20 Sara Maestrello, numero 21 Nina Buna, numero 22 Marta Pozzer, numero 26 Jessica Zanella, numero 27 Chiara Bernardelle, numero 31 Sofia Rodriguez, numero 38 Chiara Fabris, che numero 77 Micaela Barresi. Tutte le ragazze vestite di blu oggi allenate dal tecnico Rodrigo Sabino. Gli arbitri sono i signori Cardacci e Tilaro, che fra pochi istanti daranno il via a questo match che è un autentico scontro salvezza. Leno, che sulla carta ha un'altra possibilità per evitare l'ultimo posto in classifica nella prossima giornata, perché sabato prossimo c'è anche Leno contro Mezzocorona e quindi un altro scontro diretto. La sensazione però è che oggi, o fra 7 giorni, si possa iniziare a delineare il rebus all'ultimo posto in classifica, mentre intanto è iniziato il match con Leno che manovra in maglia bianca e rossa da destra a sinistra dei vostri teleschermi, con le guerriere Malo invece che difendono in maglia blu e pantaloncini neri. Primo attacco dunque per la formazione lombarda, con Lanfredi che risale verso il centro per Kirillova, palla per Notariani che va sul secondo palo, trova però la parata di Diulgherova che dunque rimanda il Leno sui 9 metri. Farise, Kirillova e Andreani. Ancora Rebecca Farise prova a sfondare centralmente. Vediamo le giocatrici del Leno che giocano come una fascia giallo e blu, in chiaro riferimento alle vicende ucraine. Kirillova, a maggior ragione, è una giocatrice ucraina che milita nel Leno, sicuramente molto colpita dunque dalle vicende, ma anche le guerriere Malo nel pre-partita, avete visto, sono scese in campo con un cartello a sensibilizzare appunto su quanto sta accadendo. Intanto Pugliara dall'ala destra trova ancora una volta la risposta di Diulgherova, dunque primo attacco ora per le guerriere Malo dopo 1 minuto e mezzo. Rodriguez da lontano, Rodriguez in velocità va a bucare Franceschini, trova la prima rete Malo, trova la rete con Sofia Rodriguez. Torna a manovrare Leno. Farise. Ancora con Andreani che esce dal suo ruolo di pivot per poi andare a coinvolgere Kirillova. Notariani in doppio appoggio, Michela Notariani, rete del Leno, la prima rete, la rete no, numero 92 del campionato di Michela Notariani, miglior marcatrice della formazione lombarda. Rodriguez intanto prova la velocità per andare a cercare Marta Pozzer, appostata sulla linea del pivot che però non aggancia, dunque Kirillova a guidare la transizione tutta sola davanti a Dulgherova, rete del Leno, rete di Valeria Kirillova. Anche lei si sblocca, lei è la seconda miglior marcatrice invece del Leno, 74
in campionato per lei prima della gara di oggi, che ora dunque diventano 75 per la rete numero 2 dell'Eno quando stiamo per arrivare al terzo minuto di gioco completato. Guerriera in campo con Anna Pozzer, Sofia Rodriguez ora in possesso del pallone, Barresi che ora scala a destra per la giovane Chiara Fabris, intanto Rodriguez, il tiro troppo alto. Che dunque non inquadra i pali difesi da Selene Franceschini, portiere ex Pontinia. Notarianni intanto in doppio appoggio, ancora una volta Notarianni. C'è l'intervento da parte di Diulgherova, palla che però viene raccolta ancora dalle giocatrici lombarde, dunque ancora da lontano la formazione bianco e rossa. Farise. Esce Andreani, la finta di Farise che però si fa scippare il pallone. Chiara Fabris va in contropiede, pallone per Barresi che interrompe il palleggio e poi deve tirare in precario equilibrio. Trova un bel gol alle spalle di Selene Franceschini che tocca il pallone per un attimo, poi non riesce a tenerlo al di fuori dei propri tre pali. Chiama lo schema Farise. Scambiando con Notarianni, Kirillova, ancora Notarianni, esce su di lei Rodriguez, forza ancora una volta il tiro Notarianni, non c'è nessun fallo e dunque può rimettere in gioco Diulgherova, voleva un fischio arbitrale Michela Notarianni che però non arriva e dunque Malo già dall'altra parte con spazio Bernardelle, rete delle guerriere Malo di nuovo avanti, terza rete del 3-2 dopo che Leno si era portato in vantaggio sul 2-1, Malo ribalta tutto in poco tempo e si riporta avanti 3-2. Ancora Farise. Bella la palla per il pivot. Tiene però la difesa di Malo. C'è un cartellino giallo, ma non si è girata Andreani. Questo è ciò che più conta per l'efficacia difensiva della formazione di casa, con Leno che ora riparte dai 9. Farise. In angolo da Lanfredi, sotto il piede di Diulgherova, segna Olga Lanfredi, segna la rete numero 3 per Leno, che dunque riequilibra la bilancia in velocità le guerriere. Barresi, con un mezzo sottomano, colpisce il palo e dunque pallone di nuovo nelle mani di Leno, che dunque può di nuovo ricapovolgere la situazione del punteggio, mentre è entrata intanto Anelli nel Leno nel ruolo di terzino destro, che ora rientra verso il centro da Farise. Kirillova, l'uno contro uno, di nuovo da Farise con il tiro in doppio appoggio. Ottimo lavoro del muro che agevola l'intervento da parte di Diulgherova. E ora invece Barresi non sceglie la velocità, sceglie la calma per andare dall'altra parte, però si attiva subito il possesso offensivo di Malo e arriva la rete da parte di Chiara Bernardelle che rimette di nuovo il naso avanti per le guerriere. Quarta rete del match delle guerriere Malo. Segna ancora Chiara Bernardelle. Farise. Ancora Kirillova. Tanto traffico centralmente. Infatti non riesce ad agganciare il pallone Andreani, lancia lungo Diulgherova per Fabris che fa un mezzo miracolo controllando il pallone, però poi non riesce ad andarne in pieno possesso Chiara Fabris. Dall'altra parte invece Diulgherova trova ancora la parata scusate, Kirillova trova la parata di Diulgherova senza però alcun fallo che invece era reclamato da Leno. E qua è una doppia invece fischiata alle guerriere Malo, fase concitata del match dove non si trovano però reti. E la rete ora cercherà di trovarla Leno per trovare di nuovo il pari quando sono passati 7 minuti di questo primo tempo. Ricordiamo, sfida assolutamente importante in ottica salvezza. Oggi si gioca per un posto da evitare, quello l'ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. Entrambe le squadre attualmente farebbero la firma per andare ai playout, perché ormai la salvezza diretta è irraggiungibile e dunque l'obiettivo può essere solamente quello di entrare nei playout e magari di farlo anche con un buon passaggio
piazzamento in classifica, poi intanto infrazione in attacco da parte dell'Eno, dunque Malo che già dall'altra parte, Marta Pozzo lancia Fabris che questa volta controlla e supera Franceschini, segna la giovanissima Chiara Fabris, under 17 delle guerriere Malo che vanno ora sul più 2. Farise, c'è un fallo. Riparte Leno. Andreani. Kirillova. Anelli per Pugliara che però non ha spazio. Ancora Kirillova, bello dietro la schiena per Lanfredi, che però non aggancia e dunque pallone di nuovo nella disponibilità di Ulgherova. Anna Pozzer, Micaela Barresi. Silenzio quasi tombale al Paladeledda. Manca una parte dei supporter delle guerriere Malo che spesso animano il palazzetto di Malo con tamburi e trombette. Mentre intanto qua non va a buon segno l'attacco di Leno e dunque palla di nuovo per le guerriere. Rodriguez, Anna Pozzer e Barresi. È tornata a disposizione nell'ultimo match Giorgia Dallefusina, il capitano che praticamente non ha mai giocato una gara nel nuovo anno solare, non la rischia dall'inizio Rodrigo Sabino, però probabilmente ci sarà spazio anche per lei durante il match, vedremo con che minutaggio. Fabris intanto non aggancia e dunque pallone di nuovo per Leno con Franceschini che lancia a lungo per Lanfredi che però le lancia un'occhiataccia perché non riesce ad agganciare il pallone e lo riconsegna di nuovo a Leno. A Malo, scusate. Anna Pozzer va ad impostare da Barresi. Palla per Rodriguez. Rischia lo sfondamento. Rodriguez si accontenta di un 9 metri. Barresi, ancora 9 metri. Rodriguez prova la fiammata alla giocatrice di origine argentina che però non trova i pali di Franceschini. Dunque, Farise con il palleggio rischia l'infrazione. La commette la giocatrice del Leno che cestina un altro possesso. E dunque Malo di nuovo con l'opportunità di fare più 3. Ancora la linea di terzini di Malo che manovra con Barresi, Pozzer e Rodriguez. Barresi, Rodriguez, c'è spazio, palla per Fabris che può andare dai 6 metri a trovare la rete. Numero 6 per le guerriere Malo, la rete del più 3. Qua ottima l'invenzione di Sofia Rodriguez che per un attimo si era ingolosita, aveva cercato anche giustamente lo spazio tra primo e secondo in difesa Sofia Rodriguez per poi capire che lì non c'era forse così tanta pulizia per andare a cercare la via della rete. Dunque ha scaricato per Fabris che invece aveva tutto lo spazio dai 6 metri per cercare un tiro pulito e soprattutto per trovare la rete che garantisce a Malo ora 3 reti di vantaggio e ora Leno deve tornare a segnare perché non lo fa ormai da più di qualche minuto. Kirillova. Palla per il pivot, si arrangia come può Barresi, qua c'è sicuramente un fallo non visto però dagli arbitri. Fabris con una gran finta on fire, Chiara Fabris sta spaccando letteralmente la difesa di Leno e timeout chiamato da coach Giovanni Bravi.
Se la gioca dall'inizio Sabino, Chiara Fabris, la mossa è sicuramente vincente fin qui. Guardate con che cambio di direzione è andata a sbilanciare la difesa di Leno che stava cercando il ripiegamento difensivo. È rientrata verso il centro invece Fabris e soprattutto poi è andata ad infilare ancora una volta Franceschini. 12 minuti, quasi 13 del primo tempo con Malo avanti 7-3. Dunque ottimo l'avvio delle guerriere di casa e timeout fondamentale questo per coach Bravi per sistemare qualcosa nei meccanismi delle proprie ragazze, soprattutto per rimettere in piedi una partita che non vuole e non deve assolutamente farsi scivolare. Si ritorna a giocare con Leno in possesso di palla. Ottimo Farise, Kirillova. Prova a sfondare centralmente con un treno in corsa Rebecca Farise, ma poi sbatte contro la barriera. Maladense, Dulgherova, ottima risposta sul tiro di Notarianni da parte di Yvonne Dulgherova e dunque mantiene ancora una volta immacolata la propria porta il portiere bulgaro. Palla per le guerriere per tornare sul per andare soprattutto sul più 5 che sarebbe il massimo vantaggio fin qui. Barresi, Anna Pozzer e con la sorella Marta. Barresi, ancora da dietro Michela Barresi, forse ci poteva stare un fallo e arriva successivamente il secondo intervento punito con un 7 metri. Barresi contro Franceschini, rete delle guerriere Malo, più 5, massimo vantaggio, ottava rete per le guerriere che continuano con efficacia ad andare a penetrare la porta di Leno, cosa che invece Leno non sta facendo in questo primo quarto di gara, solamente tre reti, molto poche. Deve cambiare qualcosa l'attacco di Bravi, lo fa con un ottimo scavalcamento qua di Kirillova, aveva fatto tutto benissimo la giocatrice ucraina, mancando però l'appuntamento con il gol, ha mancato forse la cosa, sicuramente la cosa più importante, ma anche la cosa più semplice in quella circostanza. Pozzer intanto ben servita dalle compagne, Marta Pozzer buca Franceschini e porta Malo sul più 6, quasi sfiduciate le ragazze di Leno. La mimica del corpo delle ragazze biancorosse non fornisce indicazioni per niente positive, mentre invece tutto il contrario per le guerriere Malo, che sembrano molto pimpanti, molto attive e soprattutto efficaci in fase offensiva, cosa che invece in questo campionato non è mai stato un dettaglio per le guerriere di Rodrigo Sabino. Notarianni. Spostata intanto sul terzino sinistro, Lanfredi allo spazio e dunque scioglie l'incantesimo. Leno trova la rete del meno 5, la rete numero 4 di marca lombarda. La segna Olga Lanfredi che liberata sull'ala sinistra trova efficacia alle spalle di Yvonne Dulgherova. Ora un fallo su Bernardelle, dunque ancora un 9 metri, questa volta per le guerriere Malo. Rodriguez. Supera la marcatura di Pugliara, trova un golasso qua. Sofia Rodriguez in piena caduta riesce a trovare la forza e lo spazio per andare a caricare il fucile e poi per sparare in fondo alla rete. Gran gol qua di Rodriguez, il gol del più 6 per Malo.
Kirillova. Lo scavalcamento ottimo ancora di Kirillova, c'è un 7 metri e c'è anche un 2 minuti. E possiamo dire anche che ci sta tutto. Ineccepibile la decisione arbitrale qua. Kirillova ancora con il suo scavalcamento maligno. Va a far malissimo alla difesa delle guerriere Malo. E ora Leno della linea di 7 metri con Notarianni. Rete da parte di Michela Notarianni. Giocatrice ex Nuoro. Barresi, Anna Pozzer, Bernardelle e palla per Rodriguez. Fallo della difesa di Leno, si torna ancora dai 9 metri. Rodriguez, Bernardelle, scarica ancora per Rodriguez, cerca i falli, la difesa, l'attacco di Malo per far trascorrere l'inferiorità numerica. Barresi. Ancora un fallo della difesa di Leno e tutto giova alle guerriere. Però ora Bravi vuole anche il passivo, che potrebbe anche starci. Eccolo, infatti, alzato il braccio del passivo. Rodriguez per Bernardelle, che però non era più nel suo consueto ruolo di ala a sinistra. E dunque pallone a vuoto. Leno che corre dall'altra parte, Kirillova salva un pallone quasi perso. E lo salva anche la coppia arbitrale con un fischio, che dunque permette a Leno di mantenere il pallone. Se l'ha fatto complicato quel possesso e dunque può ripartire da lontano con più calma. Notarianni intanto pugliara, palla per Farise in angolo da Lanfredi, che però è senza ritmo e dunque torna da Kirillova. Ancora Farise sbatte sulla difesa di Malo, c'è un fallo, un 9 metri, anche questo aiuta le giocatrici di casa. Farise. Ancora Kirillova. Lanfredi. Kirillova. Palla per Notarianni. Ancora 9 metri. Rientra intanto Marta Pozzer. Dunque passa quasi indenne l'inferiorità numerica per le guerriere Malo. Solamente con un gol subito. Quello del 7 metri di Notarianni. Passivo. Oppure un fallo. Fischiato in attacco. E un 2 minuti anche. Paga Dazio. Il Leno con l'esclusione di una giocatrice per aver allontanato il pallone dopo il fischio arbitrale per non far ripartire la manovra delle guerriere Malo, e questo costa molto caro. Anna Pozzer. Rodriguez, ora in superiorità numerica le guerriere che devono battere il ferro finché è caldo. Parata di Franceschini, Anna Pozzer raccoglie e segna la rete numero 11 per le guerriere Malo qua. Disattenta la difesa di Leno perché Franceschini ci aveva messo una pezza su una conclusione forse anche troppo affrettata e non così pulita per essere in superiorità numerica, però dopo non ha posto la dovuta attenzione alla ribattuta che è arrivata nelle mani di Anna Pozzer, che non si è fatta pregare, ha trovato la rete numero 11 per Malo. Andreani intanto torna verso il centro con Lanfredi, scarico per Andreani, ora sotto passivo Leno. Anzi no, non è ancora sotto passivo la formazione lombarda. Kirillova forza il tiro, trova un fischio arbitrale, uno sfondamento commesso da Valeria Kirillova quando scocca ora il 20º. Barresi, Rodriguez per Bernardelle, che gol sopra la testa di Franceschini. Chiara Bernardelle, grande rete questa dell'ala sinistra delle guerriere Malo, ora sul più 7. Farise. Pugliara in inferiorità numerica, Leno, la parata di Dulgherva, tiene in campo il pallone Anna Pozzer con una gran giocata.
Gran giocata questa di Anna Pozzer, che poi trova anche una compagna a raccogliere la smanacciata e ora corrono le guerriere. Rodriguez supera Kirillova con pochissimo angolo, trova la parata di Convalle appena entrata, ma c'è anche la respinta nelle mani di Barresi, che trova la rete numero 13 per Malo sul più 8, massimo vantaggio. Tredici per Malo, cinque per Leno. Farise rischia di perdere il pallone, rischia anche lo sfondamento, ma invece c'è un 9 metri. Non accade nulla di tutto ciò che ho detto. E favorisce Leno questo, che dunque può ripartire. Nota Arianni, Farise. Subito in angolo per Lanfredi, che trova un'ottima rete. Qua gran giocata di Farise a liberare. Subito l'ala sinistra, Olga Lanfredi, che è la miglior marcatrice del Leno. Fin qui, quando viene servita, trova sempre buone soluzioni Olga Lanfredi. Una pedina che probabilmente Leno dovrebbe cercare maggiormente per trovare reti che invece stanno mancando in questo primo tempo. Rodriguez, bello il cambio di direzione di Sofia Rodriguez, che le permette di poi di andare a bucare con Valle, di trovare la rete numero 14 per Malo, di nuovo sul massimo vantaggio, di nuovo sul più 8 Malo. Leno ora in avanti. Pugliara. Poi c'è il fischio arbitrale, ancora 9 metri. Poteva andare al tiro qua Pugliara se non ci fosse stato però il fischio arbitrale a negarle la possibilità della settima rete per la propria squadra. Farise sempre centralmente, ma si chiude bene la difesa di Malo e conquista un altro sfondamento, l'ennesimo sfondamento commesso da Leno. E dunque Malo che ora può andare sul massimo vantaggio, che sarebbe di 9 reti. Attualmente il massimo vantaggio è proprio quello attuale, cioè un gap di 8 reti costruito dalle guerriere di Sabino. Scambiano intanto Barresi, Pozzer e Rodriguez. Palla per Barresi, invade però l'area Micaela Barresi e dunque non c'è il 7 metri che invece si sarebbe aspettata, perché ha invaso i 6 metri difesi dal portiere di Leno e dunque ancora palla nelle mani lombarde per andare a scalfire le 8 reti di svantaggio. Anelli. Palla per Notarianni, ancora Farise. Sbagliato il passaggio di Farise per Notarianni e dunque altra palla persa. Anna Pozzer mette in movimento Barresi, che va dall'altra parte da Rodriguez. Vediamo se scarica in ala. Sì, lo fa da Bernardelle, che però trova la parata del portiere di Leno con Valle. Dunque ancora un errore in attacco che stanno facendo da entrambe le parti. Qua intanto bello l'intercetto di Barresi, che però viene vanificato dal fischio arbitrale perché vale il fallo subito da Beatrice Pugliara, giocatrice di origine siciliana. Ex Oderzo, aveva cominciato la stagione nel Cellini Padova per poi indossare la maglia di Leno. Anelli, Kirillova, scarico per Lanfredi che torna ancora da Anelli. Bella la finta di Anelli per liberare Notarianni, che però dopo sbatte contro la difesa di Malo. E oggi la difesa di Malo sta funzionando ottimamente, perché Leno fa molta fatica a trovare tiri puliti, li ha fatto solamente sull'ala sinistra. Notarianni in doppio appoggio, non c'entra i pali di Giulierva e dunque altra palla di nuovo nella disponibilità delle guerriere Malo, che possono trovare questo benedetto più 9 perché ormai ci provano da tanti possessi qua. Tanto viene trattenuta la maglia di Marta Pozzer, ma non basta per arginare l'estro del pivot delle guerriere Malo, che trova la rete numero 15 per Malo, la rete del più 9 quando entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Allarga le braccia il tecnico Bravi del Leno in panchina. Deve trovare assolutamente la chiave per rimettere in piedi la
la propria squadra, probabilmente l'intervallo sarà il momento ideale, però c'è almeno da contenere l'avanzata delle guerriere Malo che non sembrano cedere colpi. Kirillova, bello il cambio di direzione, bella anche la palla per Bellu, appena entrata, segna la rete Leno, la rete numero 7. Mentre Barresi va in velocità, Anna Pozzi, c'è tutta sola Bernardelle che viene servita e però trova la parata ancora una volta del portiere di Leno, che sta mettendo a segno molte parate dal suo ingresso con Valle, permettendo a Leno di ripresentarsi dall'altra parte. Anelli, il palo colpito dalla giocatrice di Leno e dunque ancora una volta non trova la rete anche con un po' di sfortuna. Ora Leno è ancora palla per le guerriere Malo in cerca della rete numero 16, ma non prima del timeout chiamato da Rodrigo Sabino. Squadra è di nuovo in campo, si riprende a giocare al palo dell'Edda di Malo con Malo avanti di 8 reti in cerca del nuovo massimo vantaggio che è stato raggiunto precedentemente con il gol di Marta Pozzer. Invece ora manovra la sorella Anna, è entrata Yang intanto, doppio pivot per le guerriere Malo. Rodriguez. Bella la palla per Barresi, ma ancora più bella la parata nel portiere di Leno, che però poi ha la sfortuna che la palla esca dalla linea lunga del campo e dunque palla ancora per le guerriere. Rodriguez verso il centro, va dietro la schiena ottimamente per Bijevac, che però non trova ancora una volta i pali difesi da Convalle. Dunque ancora ora Leno a cercare la rete numero 8 con Kirillova, ancora il suo scavalcamento fulmineo, che però dopo non porta a un tiro pulito, porta invece a un 9 metri. Rimette in gioco Bellu per Kirillova. Andreani ora da centrale. Farise a destra e Kirillova a sinistra. Scarico per Pugliara. Farise. Intercetta Fabris, però c'è un fallo. Fallo su Rebecca Farise. Dunque si torna di nuovo dai 9 metri con Leno in possesso del pallone, ultimi 2 minuti del primo tempo. Lanfredi, Kirillova! Questo è un gran gol di Valeria Kirillova che si alza e soprattutto tira in rete. Una bella bomba questa di Valeria Kirillova, rete da lontano. Questa può essere una nuova via da esplorare per Leno. Intanto rete dunque numero 8 per la formazione della provincia di Brescia. Manovrano sempre Rodriguez, Anna Pozzer e Barresi. Questa è la linea dei terzini preferita in questo momento da parte di Rodrigo Sabino. Anna Pozzer sbatte contro Kirillova. Ancora Anna Pozzer, palla per Yang, però dopo deve andare da una compagna che subisce fallo. Un po' di tensione in campo, si riparte a giocare, però bisogna ripetere perché c'era una giocatrice all'interno dei 9 metri, e dunque ancora da lontano, ora vicino al passivo Malo. Anna Pozzer, palla per Yang, che però non può agganciare, sbatte anche contro una giocatrice di Leno, lancia lungo con Valle, troppo lungo questo lancio da parte del portiere di Leno per nessuno, mentre però viene chiamata l'interruzione del gioco perché Farise è rimasta leggermente contusa. Ma ora si può riprendere a giocare.
ultimi istanti di questo primo tempo, con Malo in possesso del pallone, Anna Pozzer in cabina di regia con Barrese ora con il pallone tra le mani, di nuovo scaricato per Anna Pozzer, esce su di lei Kirillova, palla per Rodriguez, spinta da dietro, e due minuti per Valeria Kirillova. Questo è un handicap non indifferente che Leno chiuderà questa azione, dunque in inferiorità numerica, ma anche inizierà il secondo tempo con una giocatrice in meno. Barresi, Anna Pozzer, ancora Barresi, di nuovo da Anna Pozzer, scarico per Barresi che va in angolo da Fabris, e ancora sul primo palo Chiara Fabris trova un'ottima rete, ed è la rete numero 16 per Malo, che doppia nel punteggio il Leno. Malo sul 16-8 contro la formazione lombarda, ancora una volta il gol di Chiara Fabris, che dunque torna a segnare dopo averlo fatto ottimamente nella prima fase del match. Gol importante questo, gol numero 16 di Malo. Ora 10 minuti di pausa e a risentirci a fra poco per il secondo tempo di Malo contro Leno.
Ben ritrovati dal padre Red di Malo per il secondo tempo che inizia proprio in questo istante tra Guerriere Malo e Leno, con le Guerriere Malo avanti sul 16-8 dopo un ottimo primo tempo con un Leno che ha fatto molta fatica a segnare. Con le Guerriere invece che di gol li hanno fatti ben 16 e hanno costruito soprattutto 8 reti di vantaggio che ora però devono essere mantenute e certificate in questo secondo tempo. Barresi intanto, Anna Pozzer, palla per Rodriguez in angolo da Bernardelle che deve un po' aggiustare la mira, è uscita molto bene dai blocchi la giocatrice con il numero 27 delle Guerriere Malo, però ora è arrivato anche qualche errore, errore che però per ora non pesa in maniera eccessiva perché le Guerriere hanno 8 reti da gestire, ma possibilmente anche da incrementare sicuramente per vivere un secondo tempo più tranquillo, invece cosa che Leno deve assolutamente fare il gol per ritornare a poter sperare nei 2 punti che ricordiamo sono fondamentali perché con questi 2 punti le Guerriere Malo abbandonerebbero l'ultimo posto in classifica. Mezzocorona oggi ha perso 32 a 37 contro l'Ariosto Ferrara. E dunque lascerebbe in caso di vittoria le Guerriere Malo solamente mezza corona all'ultimo posto, che significherebbe retrocessione diretta, ma attenzione perché sabato prossimo è in programma Leno contro mezza corona e dunque ancora apertissima la lotta per non retrocedere in Serie A2 senza passare dai playout. Pugliara intanto, tiro telefonato, facile preda di Diulgherova. E dunque di nuovo in movimento la formazione di casa, Rodriguez, bello il cambio di direzione di Sofia Rodriguez, rete da parte delle Guerriere Malo, la numero 17 questa. Di nuovo sul più 9, dunque la formazione di casa. Anelli. Lanfredi, palla per Kirillova che prova a scavalcare Bernardelle che però invece tiene ottimamente con le gambe la fase difensiva. Kirillova ci riprova ancora da Notarianni, rientra verso Kirillova, bella la finta di Kirillova, c'era una difesa in area e viene punita con un 7 metri ma anche con un 2 minuti per Chiara Bernardelle, scusate per Micaela Barresi. Protesta Sabina in panchina, reclamando sicuramente che il 7 metri ci stesse tutto, ma forse non l'esclusione da 2 minuti, cosa che invece su cui non sono d'accordo i signori Cardacci e Tilaro, Notarianni dalla linea contro Diulgherova, gran parata di Yvonne Diulgherova, che dunque salva la propria porta con una parata fondamentale perché ora le guerriere vivono i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica, mentre entra in campo Dalle Fusine, che dunque torna sul parquet del Pala dell'Edda dopo praticamente quasi 3 mesi di assenza, torna anche a calcare il parquet di casa, non aveva mai giocato 1 minuto nel 2022 il capitano Giorgia Dalle Fusine. Anna Pozzer, eccola ancora Dalle Fusine, in angolo da Fabris, che non aggancia, pasticcia nella ricezione e dunque può rimettere in gioco con Valle che è entrata molto bene al posto di Franceschini e dunque giustamente rimane saldamente nel proprio ruolo tra i pali alla difesa della porta del Leno, Leno che però deve trovare i gol, ci proverà in questa occasione con Kirillova, ancora una volta la palla rubata da Rodriguez, ma c'è un fallo e dunque ancora un 9 metri. Lanfredi, Anelli, palla per Kirillova, una finta, sì, va ora da Notarianni che però si fa intercettare il pallone, poi lo recupera con Pugliara, non c'è il 7 metri, anzi sì, 7 metri e 2 minuti per una giocatrice delle Guerriere Malo, si tratta questa volta sì di Chiara Bernardelle. E dunque ora in doppia inferiorità numerica la formazione di casa, cambia però la tiratrice Leno, non ci va più Kirillova. Scusate, Notarianni dalla linea, ma ci va Valeria Kirillova contro Diulgherova. Vediamo se si ripete. No, non ci riesce questa volta perché il tiro è estremamente angolato da parte di Valeria Kirillova e dunque
arriva la rete, non para. Questa volta di Ulgarova, ma difficilissimo da parare questo 7 metri scagliato da Valeria Kirillova. Qua Rodriguez sbatte contro il muro, ma poi c'è anche un 2 minuti perché c'è un intervento da dietro da parte di Rebecca Farise. Due minuti dunque anche per Leno, ma sempre in inferiorità numerica. Malo causa la doppia inferiorità numerica dalle fusine, sbatte contro Kirillova e questo fa gioco alle guerriere Malo, che per ora devono stare attente a non incorrere nel passivo. Rientra intanto Barresi e dunque parità numerica, e poi per una fase del match sarà anche superiorità numerica per le guerriere Malo. Intanto siamo parità, dunque manovra dalle fusine con Anna Pozzer. Barresi appena rientrata, palla in angolo da Rodriguez sotto le gambe di Convalle, rete numero 18 per le guerriere Malo. Lanfredi. Kirillova si fa sfuggire il pallone, ma c'è un fallo non gradito dal palazzetto di casa. Kirillova, Notarianni, l'uno contro uno, fulmineo di Notarianni che si infila tra prima e seconda, però non guadagna nemmeno un 7 metri, arriva a un 9 metri. Voleva invece la ripresa del gioco da 2 metri in meno, Notarianni. Che ora si posiziona la centrale con Pugliara, ancora Notarianni, palla per Kirillova. Intercetta Rodriguez, che dunque va da sola verso il portiere avversario. Sofia Rodriguez, rete, pulisce l'incrocio dei pali. Sofia Rodriguez sul più 10 ora Malo, massimo vantaggio. Massimo vantaggio per le guerriere Malo, mentre rientra Anelli per il Lane, dunque ristabilita completamente da una parte e dall'altra la parità numerica in campo. Anelli, Kirillova, Notarianni in doppio appoggio, ci mette una mano Dulgherova, aveva provato a infilarla sul primo palo Michela Notarianni, ma ha trovato ancora una volta la risposta del portiere bulgaro, che tiene ancora una volta inviolata la propria porta. Solamente 9 le reti segnate da Leno, e gran parte di questo va anche per merito della difesa complessivamente delle guerriere Malo, ma anche delle parate di Yvonne Dulgherova, che stanno arrivando puntuali. Anna Pozzer, Young, c'è un fallo su di lei, viene proprio scagliata a terra Melanie Young, e ora dovrà ripartire dai 9. Anna Pozzer, Barresi, ancora Anna Pozzer, palla per Rodriguez, scarico per Barresi, il palleggio, la palla per Rodriguez, non aggancia, palla che fortunosamente torna nelle mani di Barresi, dunque si riparte dai 9 metri. Qualche scaramuccia in campo, ma si può tornare a giocare. Ancora Barresi, Anna Pozzer, ancora una volta centralmente Malo, c'è il passivo. Barresi supera la marcatura di Kirillova, intercetta il pallone Farise, ma poi c'è anche un fallo e dunque prosegue sotto passivo l'attacco di Malo. Rodriguez, il tiro di Rodriguez sopra le mani di Convalle, rete da parte di Sofia Rodriguez sul più 11 ora, ancora una volta allunga il massimo vantaggio la formazione di casa, prova ora in velocità Lanfredi, 7 metri netto, questo è anche 2 minuti per Chiara Fabris in ritardo nella chiusura. Poco da discutere su questa decisione arbitrale che manda Leno dai 7 metri, questa volta con Anelli, che però non inquadra la porta, tira fuori Anelli. Errore pesante questo, perché Leno ha bisogno di gol e non può permettersi di fallire queste occasioni della linea dei 7 metri.
Anna Pozzer, allora. Dalle fusine. Ancora Anna Pozzer, inferiorità numerica malo. Rodriguez prova a liberarsi della doppia marcatura difensiva. Aveva ben servito Bernardelle che era tutta sola, però è arrivato un fallo, ancora un 9 metri. Anna Pozzer, palla per Dalle fusine. Spinta a terra, c'è la palla per Young che però trova ancora la parata di Convalle. Dunque si va dall'altra parte con Farise che va in palleggio, con la palla che viene restituita a Kirillova. Tutta sola Valeria Kirillova, però non trova ancora una volta la porta difesa da Dulgherova. Lei non sta sbagliando tiri che però non dovrebbe sbagliare per sperare di rientrare in partita. Dalle fusine, Anna Pozzer e Rodriguez, taglia pivot, Young, ma ancora una volta Sofia Rodriguez libera il braccio e lo fa in maniera ottima. La giocatrice numero 31, Kirillova in velocità, palla persa ma con un fallo, ma a malo va benissimo così sul più 12 ora la formazione di Rodrigo Sabino. Kirillova si va in angolo da Pugliara, ancora una volta la parata di Diulgherova, forse anche con il dito del palo, fatto sta che la palla non supera la linea di porta e alle guerriere malo va benissimo così. Infatti non cercano nemmeno l'accelerazione perché non c'è sicuramente bisogno di andare a trovare il gol a tutti i costi, bisogna gestire questi ultimi 20 minuti con 12 gol di vantaggio. Dalle fusine, Anna Pozzer non può andare da Rodriguez perché difende profonda Pugliare, dunque torna dalle fusine. Rodriguez ora servita, sbatte su Farise che va a colpire al volto. 2 minuti per Rebecca Farise, piove sul bagnato ora per Leno perché l'obiettivo primario è quello di cercare di segnare reti e farlo in inferiorità numerica, non è mai così semplice. Malo dunque ha l'opportunità di incrementare qua, rischia la persa. La formazione di casa Pugliara sempre a difendere profondo, stava per fare la volpata. Anna Pozzer, Rodriguez si posiziona Young. Anna Pozzer può andare centralmente, però scarica per Dalle Fusine. Dunque riparte da lontano Malo, c'è il passivo, palla per Bernardelle. Illuminante il passaggio di Giorgia Dalle Fusine in inferiorità numerica, trova la rete, la formazione di casa. Scusate, in superiorità numerica, l'inferiorità numerica è del Leno con Farise che attualmente si è accomodato in panchina e dunque Malo prosegue nel proprio buon momento realizzativo portandosi sul più 13. Ancora viene dilatato il massimo vantaggio della formazione vicentina. Kirillova risponde subito con un ottimo sottomano. Valeria Kirillova fa doppia cifra per Leno. Malo dall'altra parte. Fallo su Bernardelle, ancora 9 metri. Rimette subito in gioco Young, prova a capire se c'era lo spazio per andare a servire Bernardelle, però non può andare ad attaccare, dunque ancora centralmente Rodriguez dalle fusine. Bello l'assist per Fabris sul primo palo. Chiara Fabris, rete numero 23 per Malo e di nuovo sul più 13. Leno ancora con Kirillova, ma ancora una volta sbatte sulla difesa delle guerriere Malo. Pugliara, intercetto di Fabris, con la palla che non arriva nelle mani di Danfredi. Ancora da lontano Leno, Kirillova e Notarianni. Rientra Farise, dunque esaurita l'esclusione da 2 minuti per il Leno. Farise. Notarianni, forse c'è un tocco del muro, anzi no, ho visto male, c'è nessun tocco. E dunque palla che torna nelle mani di Diulgherova, ancora una volta fallisce l'appuntamento con il gol Leno. E la montagna ora è veramente ripida con meno di 17 minuti da giocare e 13 gol da recuperare. Anna Pozzer, palla per Young, a cui è stata tirata la maglietta e infatti viene fischiato il 9 metri.
Anna Pozzerè, Rodriguez, dalle fusine ancora Anna Pozzerè, scarico per Rodriguez che si accende e prova il tiro Rodriguez, nessun fallo, mentre è rientrato tra i pali Franceschini per il Leno. Leno che si ripresenta dall'altra parte con Farise, palla per Pugliara, senza ritmo ma comunque abile a trovare la rete Beatrice Pugliara, era già sui 6 metri, non aveva preso la rincorsa con il tempo giusto ma è riuscita comunque a rimediare equilibrandosi e trovando la rete numero 11 per il Leno. È entrata Zanella intanto a dare il cambio ad Anna Pozzer. Jessica Zanella con il numero 26, scarica ora per Dalle Fusine, c'è su di lei Farise, ancora 9 metri. Molto aggressiva la difesa di Rebecca Farise sui tentativi centrali delle guerriere Malo. Zanella prova ad esplorare centralmente, la rubata arriva da parte di Leno. C'è già Farise pronta dall'altra parte, raccoglie, supera Fabris e soprattutto supera anche Yvonne Dulgerova. Rodriguez non va ad opporsi più di tanto per non incorrere in inutili sanzioni, concede il gol Malo ed è il gol del meno 11 per Leno quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora del match. Rodriguez, Bernardelli, ancora Rodriguez, palla per Zanella, ci mette un piede Franceschini forse, che ora lancia dall'altra parte, lunghissimo, ottimo il lancio di Franceschini, ma ancora più ottima la parata di Dulgherova, poi Pugliara riesce comunque a recuperare il pallone, mentre c'è una giocatrice a terra del Leno, dovrebbe trattarsi di Sarabellu, però si rialza. Due cambi per le guerriere rientrano a far parte del match Marta Pozzer e Barresi al posto di Dalle Fusine e di Young. Dalle Fusine che si occupa solamente della fase offensiva. Kirillova, Pugliara, Farise, ancora in angolo da Lanfredi, che però si fa ancora una volta stoppare il tiro da Dulgherova e queste sono parate che valgono doppio perché spingono Leno sempre più in basso nel punteggio. Ultimi 14 minuti del match con Malo avanti di 11 reti. Zanella a impostare il palleggio di Jessica Zanella. Palla per Dalle Fusine per Young che da lì non può sbagliare. Ottima triangolazione tra Zanella, Dalle Fusine e Melanie Young che trova la rete numero 24 per le guerriere Malo. Doppia ancora una volta nel punteggio la formazione ospite, segnando esattamente il doppio delle reti segnate dalla formazione lombarda. Lanfredi, Notarianni, bella la soluzione di Notarianni, ma ancora una volta non trova la rete, trova il legno colpito da Michela Notarianni. E dunque Dalle Fusine guiderà la transizione. Rodriguez prende velocità, ci su di lei Farise in maniera aggressiva. C'è la parata di Franceschini e dunque può rimettere in gioco ancora una volta lunghissimo per Farise. Questa volta non sbaglia il Leno davanti a Dulgherova. Rete della formazione ospite, la rete numero 13. E dunque di nuovo sul meno 11 Leno. Young prova a fare tutto da sola Young e dunque non trova la rete ma soprattutto non trova nemmeno il fischio arbitrale con Leno che ha qualche problema a controllare il pallone ma lo ritrova con Farise, palla per Kirillova, ancora Notarianni, la parata di Dulgherova ma un 7 metri, forse era un po' distante qua dalla linea dei 6 metri per giustificare un 7 metri. Fatto sta che Farise ha la palla tra le mani per andare a trovare la rete numero 14 per Leno contro Dulgherova, le sbatte addosso e ancora una volta due volte Dulgherova, fenomenale il portiere bulgaro,
delle guerriere Malo, che esalta il pubblico del padel. Che intervento doppio da parte di Dulgherva, guerriere dall'altra parte, palla per Fabris, ha provato a cavalcare l'onda dell'entusiasmo Rodriguez accelerando la manovra, ma così come anche lei non prova ad accelerare senza trovare una giocatrice libera dall'altra metà campo. Ci aveva provato Franceschini a scagliare il pallone in velocità dall'altra parte, però soluzioni che necessitano di una precisione che rasenta la perfezione per trovare efficacia. Qualche volta va bene, ma molto spesso anche si può incorrere in errori, mentre intanto Gaia Lapo nel ruolo di ala destra. Cade a terra Bernardelli, ma non c'è nulla, vuole già il passivo Bravi perché è un po' troppo lenta secondo lui la manovra delle guerriere Malo. Lapo appena entrata colpisce il palo, ma anzi aveva anche invaso i 6 metri di Leno, e dunque si riparte con Krylova in transizione. Farise con il palleggio prova ad infilarsi, lo fa tra seconda e terza. Rebecca Farise trova la rete numero 14 per Leno. Zanella dalle fusine, ancora per il centrale con il 26 sulle spalle, dalle fusine Rodriguez, palla per il capitano, ancora palla in angolo da Bernardelle che può andare al tiro e trovare la rete numero 25 per le guerriere Malo. La segna Chiara Bernardelle, che trova di nuovo la rete dopo le ottime soluzioni trovate nel primo tempo. Lanfredi intanto sbatte ancora una volta su Dulgherova, e dunque può ancora correre Malo con Barresi, trattenuta da Lanfredi che poi va a riposizionarsi sui 6 metri. Spende il fallo Leno, cambi anche per le guerriere Malo. Rodriguez, Zanella, ancora Rodriguez, palla per Dalle Fusine che controlla in due tempi, poi di nuovo la palla per Bernardelle, qua Pugliara la intercetta, riesce con l'aiuto di Franceschini anche a recuperare il possesso. Krylova, Farise intercetta Zanella, palla però ancora nelle mani di Leno. Bellu e gran parata di Dulgherova, che parata ancora una volta del portiere bulgaro, probabilmente l'MVP oggi, Yvonne Dulgherova. 14 reti subite, ma soprattutto tantissime parate, e alcune di gran pregevole fattura, come quella appena eseguita. Torna a manovrare Malo, Anna Pozzer. Bernardelle sul secondo palo, si è sbloccata Chiara Bernardelle, ora sembra non avere intenzione di fermarsi più. Di nuovo sul più 12 Malo con 8 minuti e mezzo ancora da giocare. Il time out chiamato da coach Giovanni Bravi, con Leno che però dà la sensazione di essere veramente un pugile alle corde. Vediamo se in questo minuto di sospensione ci sarà un sussulto, quantomeno dal punto di vista del morale anche, magari non del risultato che sembra ormai compromesso con 12 reti da recuperare in meno di 9 minuti. Ma Leno deve ben tenere a mente che la settimana prossima c'è lo scontro diretto contro Mezzo Corona, e da lì non potrà scappare la formazione lombarda. Dunque magari è importante anche trovare fiducia, gioco e un buon finale per poi approcciarsi alla prossima settimana, a dir poco importante per la formazione lombarda.
Sì, riprendo a giocare con Leno, con il possesso del pallone tra le mani. Kirillova. Farise. Si libera bello sulla linea di pivot, che però non riesce ad agganciare, dunque pallone recuperato da Malo. Dulgherova lancia lungo per Lapo, che però dopo non vince il rimpallo con Anelli, e dunque pallone restituito a Leno. Pugliara con il palleggio e soprattutto con la penetrazione, ma ancora una volta Yvonne Dulgherova, strepitosa al portiere di origine bulgara delle Guerriere Malo. Riceve gli applausi meritatissimi. Anna Pozzer dalle Fusine con il palleggio a puntare la difesa avversaria. Dalle Fusine, bella palla per Barresi che poi colpisce al volto Franceschini. Ci poteva stare un 7 metri, però Franceschini poi non la prende molto bene. Anche un po' di nervosismo magari nelle ragazze di Leno, vista la situazione non positiva nel punteggio. Sicuramente non era intenzione di Barresi, anche perché magari con un fallo subito, quello di centrare volontariamente al volto Franceschini, ma poi intanto arriva l'invasione da parte del Leno e dunque ancora palla riconsegnata a Malo. 6 minuti e mezzo al termine. Anna Pozzer. Dalle Fusine, lentissimo attacco delle guerriere, quasi ad addormentare la partita. Anna Pozzer l'accende in un istante, va a conquistarsi un 7 metri. Ottima la finta di Anna Pozzer che si guadagna un 7 metri preziosissimo. Dalle Fusine, dalla linea. La rete di Dalle Fusine che torna al gol anche davanti al proprio pubblico, la rete numero 27 delle Guerriere Malo con Leno che è già dall'altra parte, prova Pugliara, però non può attaccare, dunque si torna verso il centro. Farise, Anelli, palla per Lanfredi sotto la gamba di Dulgherova che questa volta non riesce nel miracolo. Dunque ancora Malo dall'altra parte. Dalle Fusine. Anna Pozzer. Ancora dalle Fusine con il palleggio. Lapo. Dalle Fusine tutta sola Rodriguez dall'altra parte. C'era anche Alfonso appena entrata, che ora rimette in gioco il pallone perché la palla è uscita dalla linea lunga del campo dopo la parata di Franceschini. Anna Pozzer, difesa di Leno. Ecco la palla per Alfonso, ma arriva ancora una volta la parata da parte di Franceschini. Dunque va in transizione Leno. Bello, in doppio appoggio, ottima rete del Leno con il sottomano alle spalle di Dulgherova. Timeout da parte di Rodrigo Sabino quando mancano meno di 5 minuti al termine, con una partita che ormai è in ghiaccio per le Guerriere Malo. Anche il tecnico comunque di casa vuole mettere i puntini sulle i con le proprie ragazze. Dunque, minuto di sospensione chiamato dalle Guerriere Malo.
Di nuovo in campo le squadre, di nuovo a giocare con l'ingresso di Buna intanto per questi ultimi 4 minuti abbondanti del match per le guerriere Malo. Rodriguez, si incunea Rodriguez qua, gran parata di Franceschini, gran parata del portiere di Leno che dunque permette alle compagne di andare alla ricerca della rete del meno 10. Kirillova in sottomano, ma ancora una volta anche la collega di Franceschini, Dulgherova dall'altra parte, si fa valere e para il tiro provato dalla giocatrice di origine ucraina. Anna Pozzer, Buna, lontana dalla porta la numero 17 delle guerriere Malo ad impostare insieme a Buna e a Rodriguez. Buna, palla per Rodriguez in angolo da Lapo che può andare al tiro ma non trova i pali difesi da Franceschini. Aveva anche commesso invasione di area Lapo e dunque sarebbe stato vanificato l'eventuale gol da parte della numero 3 delle guerriere Malo qua. Bella la sporcatura nel palleggio da parte di Alfonso che dunque rispedisce a distanza Leno. Kirillova, Farise, ancora Kirillova, bella la palla per il pivot, ma ancora una volta Yvonne Dulgherova, MVP. Possiamo darlo tranquillamente al portiere delle Guerriere Malo oggi. Buna dall'altra parte, ottimo il servizio per Barresi, ma gran parata ancora di Franceschini che sta purtroppo per Leno parando molto in questa ultima fase del match. Ora però è un po' troppo tardi perché con 2 minuti abbondanti da giocare ormai il distacco è incolmabile. Kirillova, Farise, con poco ritmo questo attacco di Leno, leggermente svogliato anche l'attacco lombardo. Kirillova da lontano, ci prova lei a metterci una fine a questo attacco che era nato sotto una cattiva stella e lo fa con un tiro che esce dalla porta difesa da Dulgherova. Buna, in due su di lei, Buna si libera e prova il tiro, non c'è nessun fallo, non c'è la rete, dunque Leno può ripartire. Franceschini ancora con la catapulta, ottimo il ripiegamento di Lapo. Palla per Leno, però ancora un ottimo intervento difensivo di Lapo. Qua intanto Rodriguez c'è la difesa in area, non c'è lo sfondamento da parte di Pugliara perché la giocatrice numero 31 delle Guerriere Malo era all'interno dei propri 6 metri in fase difensiva e dunque palla ora per Leno dalla linea dei 7 metri. Con Bellu che trova la rete alla sinistra di Dulgherova, la rete numero 17 del meno 10. Ultimi secondi di gara, probabilmente l'ultimo attacco questo per le guerriere Malo, vediamo se riescono a fare 28 e lo fa Marta Pozzer, ben servita dalla sorella Anna. Rete del più 11 per Malo. Leno che non può neanche riprendere velocemente, lo fa in questo momento per cercare una rete in chiusura di match, ancora una volta deviazione del muro. Ma non c'è bisogno perché di riprendere perché arriva la sirena finale, le guerriere Malo conquistano la vittoria in questo match nello scontro salvezza contro il Leno, era una sfida a dir poco decisiva, era un crocevia della stagione delle guerriere Malo che dunque fanno il loro in questo scontro diretto, si portano a 6 punti, abbandonano la ultima piazza e fanno due balzi in avanti perché ora le guerriere Malo sono a quota 6 punti in classifica con Leno a quota 5 e mezzo corona a quota 4, ma attenzione che la prossima settimana c'è Leno contro mezzo corona e dunque ancora tutto aperto per decretare
L'ultima squadra della graduatoria che dovrà abbandonare direttamente senza passare dai playout la massima serie. Attualmente invece le guerriere sarebbero ai playout. E dunque grande gioia giustificata per le guerriere Malo. Lenu che invece dovrà ricompattarsi e fare mente locale per ritrovarsi in vista dell'appunto del prossimo match. Dal Pala dell'Edda invece è tutto con le guerriere Malo che battono il Lenu 28 a 17. Alberto Braglioni è tutto e un buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.